Oggi vi aiuto a risolvere un dubbio esistenziale su FC24, ovvero qual è lo stile di corsa migliore quest'anno? Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi trattiamo un argomento molto importante, ovvero gli stili di corsa su FC24. Sappiamo che l'anno scorso questa è stata una delle novità più grandi di FIFA 23, con il nuovo motore grafico HyperMotion e l'introduzione degli stili Controlled, Explosive e Lengthy. Quest'anno, con il rinnovamento stesso del motore grafico, gli stili di corsa saranno 7. Ne vengono introdotti 4 e ci vengono spiegati sulle pitch notes rilasciate da EA qualche tempo fa, e le andiamo a leggere insieme. Il primo riguarda i Controlled Explosive, ovvero giocatori metà esplosivi e metà controllati. Poi abbiamo i Mostly Explosive, giocatori 70% esplosivi, 30% controllati. I Controlled Lengthy, 50% Lengthy, 50% controllati. E infine i Mostly Lengthy, giocatori 70% Lengthy e 30% controllati. Come fare, ovviamente, per valutare quelli che sono gli stili di corsa dei nostri giocatori? Innanzitutto ci andiamo a guardare insieme questa tabella che vi potrà tornare comoda se volete fare i vostri movimenti sugli stili di corsa che sappiamo è possibile modificare con gli stili d'intesa da soli, perché poi dopo vi mostrerò anche degli strumenti per poter rendere il processo molto più semplice. Allora, partiamo dallo stile esplosivo, dove un giocatore alto o meno di 1,75 m deve avere maggiore o uguale di 80 l'agilità e maggiore o uguale di 80 l'accelerazione, e una differenza tra agilità e forza di 20 o superiore. Per quanto riguarda i Mostly Explosive, parliamo di giocatori che sono alti dal 1,82 m in giù, l'agilità è maggiore o uguale di 70, l'accelerazione è maggiore o uguale di 80 e la differenza tra agilità e forza deve essere maggiore o uguale di 12. Abbiamo poi i Controlled Explosive, ovvero giocatori alti da 1,82 m in giù, la cui agilità è maggiore o uguale a 65, l'accelerazione è maggiore o uguale a 70 e la differenza tra agilità e forza deve essere di 4 o superiore. Per quanto riguarda i Controlled, praticamente tutti i giocatori possono ottenerlo, mentre per il Controlled Lengthy parliamo di giocatori alti dal 1,81 m in su, la cui sforza è maggiore o uguale di 65, la cui accelerazione è maggiore o uguale di 40 e la differenza tra agilità e forza deve essere maggiore o uguale di 4. Per quanto riguarda i Mostly Lengthy invece, parliamo di giocatori alti 1,83 m o di più, la loro agilità deve essere maggiore o uguale di 70, scusatemi, la loro forza deve essere maggiore o uguale di 75, la loro accelerazione maggiore o uguale di 55 e la differenza tra agilità e forza deve essere maggiore o uguale di 12. Infine abbiamo i Lengthy puri, giocatori alti 1,88 m o più, la cui forza è maggiore o uguale a 80, l'accelerazione maggiore o uguale di 55 e la differenza tra agilità e forza deve essere maggiore o uguale di 20. Quindi noi, se abbiamo una carta che ad esempio risulta controllata, andando ad applicare magari uno stile d'intesa che fa scavallare questo rapporto tra agilità e forza, potremo andarne ad influenzare appunto lo stile di corsa. Andiamo adesso a vedere però quali sono gli strumenti che ci permettono di verificare quali sono gli stili di corsa delle nostre carte. Quest'anno è stata introdotta una grande novità, perché l'anno scorso non era possibile andare a valutare lo stile di corsa del nostro giocatore all'interno del game. Invece da quest'anno questo sarà possibile, perché se infatti noi apriamo la scheda del giocatore con R3, sulla bio avremo l'ultima voce che ci dice tipo di accelerazione prolungata. Questo per tutti quelli che sono i nostri giocatori, per cui pensiamo ad esempio alla Rolfo che mi dice controllata, De Bruyne prolungata controllata, Bernardo Silva esplosiva controllata e così via. Ovviamente questo è uno strumento che ci permette di avere un'istantanea immediata di quello che è lo stile di corsa. Però come fare a capire immediatamente quale stile d'intesa applicare per ottenere lo stile di corsa desiderato? Ebbene, in questo caso ci viene in soccorso Footbin, strumento che sicuramente conoscerete perché viene utilizzato per capire qual è il costo e il prezzo attuale di determinate carte. Quindi voi andate su questo sito, aprite una qualsiasi carta giocatore che vi interessa, pensiamo, non lo so, a Rashford per prendere un esempio, vediamo che il suo Current Accelerate è il Controlled, quindi lui di base è un Controlled, ma con architetto a 3 d'intesa, ad esempio, diventa Controlled Lengthy. A 2 d'intesa, invece, con architetto rimane comunque Controlled, quindi qui ci fa vedere anche quanta intesa serve alla carta, perché sappiamo che in base a quanti punti d'intesa lo stile d'intesa dà più o meno boost alle statistiche.
Prendiamo il caso di un giocatore ancora più particolare, magari. Prendiamo... no, Koundé rimane controlled. Prendiamo ad esempio Walker. Walker che, come potete vedere, qui ha mostly lengthy di base, con motore finalizzatore diventa controlled lengthy, con tutti gli altri stili d'intesa diventa mostly lengthy e con artista diventa controllato. Questo a 3 d'intesa. A 2 d'intesa può diventare solo controlled con artista e finalizzatore, a 1 d'intesa controlled con artista e poi con tutti gli altri rimane mostly lengthy. Quindi footbin fondamentale per andare a fare le nostre ricerche sugli stili di corsa. Ma adesso veniamo a noi. Qual è lo stile di corsa più forte quest'anno su FC24? In realtà, ragazzi, ce l'ha detto la EA dall'inizio. Adesso abbiamo avuto modo di testare e di rendercene conto. Però un video è stato rilasciato assieme alle Pitch Notes e ci fa vedere esattamente il comportamento dei giocatori con i diversi stili di corsa in game affiancati l'uno all'altro. Per cui prendiamo questo che era l'Accelerate 1.0, quindi il primo motore grafico che era stato rilasciato l'anno scorso. Possiamo ben vedere come in una prima fase il giocatore esplosivo, vedete, riesce a prevalere, ma come sappiamo benissimo, l'anno scorso poi arrivava sul lungo il giocatore lengthy che, vedete, andava praticamente a spostare tutto quello che è il baricentro dal suo lato, vedete, ha una mezza figura di vantaggio sull'explosive e sul controllato, che era quello più inutile. Quest'anno invece, con l'Accelerate 2.0, la questione va a complicarsi, perché chiaramente, come vedete, qui abbiamo appunto 7 diversi stili, come vi dicevo in precedenza. E come possiamo vedere, in questo caso, da una prima analisi, i giocatori esplosivi, quindi sia quello controlled che quello mostly che quello esplosivo, arriveranno più o meno sulla stessa linea. Vedete, non c'è questa grandissima differenza. Anzi, praticamente giusto quello esplosivo di base rimane leggermente più indietro rispetto al controlled e al mostly, che rimangono praticamente appaiati, forse leggermente avanti il mostly. Mentre da quest'altra parte, come potete vedere, abbiamo anche qua il lengthy che rimane più indietro del mostly, che è bene o male affiancato al controlled, e infine abbiamo il controlled di base. Sul lungo però cosa va a succedere? Chiaramente, così come l'anno scorso, ebbene, i lengthy riescono bene o male a raggiungere gli explosive, ma la differenza rispetto all'anno scorso non è così netta. Ovvero, vedete che di base il lengthy è riuscito a raggiungere l'explosive, ma non è che l'ha superato così tanto. E anzi, vi faccio vedere che qui il controlled lengthy va di pari passo di quello che è il lengthy di base. Anzi, va forse anche un po' più forte del mostly lengthy. Mentre per quanto riguarda gli esplosivi, il discorso è lo stesso. Vedete che il controlled lengthy sul lungo è riuscito a mettere una figura di vantaggio sul mostly e sull'explosive. Per poi vedere che alla fine, arrivando praticamente al ridosso dell'area, si va esattamente a mantenere questo rapporto di forze tra i nostri giocatori. Quindi, se io dovessi andare a catalogare quelli che sono al momento gli stili di corsa, vi dico, tra ovviamente quelli che si possono modificare, controlled lengthy, mostly lengthy di base, controlled explosive, mostly explosive, explosive di base, con i controlled che vedete sono proprio quelli che fanno più fatica in assoluto. Andiamo a toccare adesso, ragazzi, l'ultimo tema del video, ovvero come scegliere dunque lo stile di corsa che serve al nostro giocatore. È chiaro che da una prima analisi su quello che vi ho detto, allora direte: cavolo, allora se riesco a mettere controlled lengthy, metto controlled lengthy, se riesco a mettere controlled explosive, metto controlled explosive. Questa in realtà è una mezza verità e vi spiego perché. Prendiamo l'esempio di Walker che vi ho fatto prima. Vediamo che qui diventa controlled lengthy, che quindi sarebbe lo stile migliore, se vogliamo, con due stili d'intesa, motore e finalizzatore. Ma tramite footbin, che è molto importante, vediamo quali sono i boost che Walker prende con finalizzatore. Prende un più 12 di tiro, praticamente, e un più 7 di dribbling. E a noi questo non interessa. Stesso discorso se noi andiamo a dargli motore, gli boostiamo la velocità e i passaggi, e a noi questo non interessa. Quindi, cosa voglio dirvi? Che è vero che lo stile di corsa controlled lengthy è leggermente migliore magari rispetto agli altri, ma io non sto ad applicare uno stile d'intesa che non mi dà nessun beneficio rispetto a quello che è la posizione della carta.
Perché se io ho un walker che mi deve difendere, certo non gli applico motore e finalizzatore, ma gli andrò ad applicare un'ancora. Così gli vado a boostare la forza, l'aggressività, il salto, la velocità e le stats di difesa e il mio terzino è completo. Il difensore mi diventa in questo caso mostri Lengthy? È un problema? È tanto più scarso del controlled Lengthy? Assolutamente no. Perché in questo caso quello che noi andiamo a fare è dare lo stile d'intesa che ci serve. Arrivati in questa situazione dovete sempre privilegiare quelli che sono ovviamente gli upgrade statistici che fanno al caso nostro. Andiamo ad esempio nel caso di Militao. Militao è controlled Lengthy di base e come possiamo vedere controlled Lengthy ci rimane con questi stili d'intesa, mostri Lengthy ci diventa con questi altri e controlled ci diventa invece con artista e finalizzatore. In questo caso è facile perché io voglio dargli controlled Lengthy, il mio giocatore è un difensore centrale e allora che succede? Allora vado a dargli Nombretta, che è il classico stile d'intesa che si dà ai difensori centrali per boostare velocità e le stats difensive. Quindi mi raccomando, state attenti bene a valutare quelli che sono ovviamente i ruoli delle carte, perché non è che se vi serve una carta controlled Lengthy invece di farla mostly che la differenza è sottile mi date un pennello a Militao, che non ha assolutamente senso. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se anche voi nella vostra prima esperienza di gioco avete riscontrato effettivamente queste caratteristiche sui diversi stili di corsa. Io vi ricordo di lasciare un commento, un like, iscrivervi al canale, un salutone al vostro Riberoschi e alla prossima, ciao.